Buongiorno e bentornati sul canale. Oggi nuovo video e come avrete potuto leggere dal titolo, oggi parliamo di borderline. Oggi andremo a realizzare appunto una borderline, ma prima di parlare di questo, mi raccomando, iscriviti al canale, attiva la campanella e seguimi sui social, link in box. Detto ciò, andiamo a realizzarla. Con cosa la vado a realizzare io, la mia borderline? Vi ho messo una foto su Instagram che vi è piaciuta tantissimo, ve la faccio scorrere in questo momento. E mi avete chiesto di realizzare un video dove appunto vi facevo vedere la mia borderline. In realtà è molto 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 semplice, perché innanzitutto ho già realizzato la mia base viso, vado ad applicare un correttore qui sul bordo esterno delle mie labbra e qui sotto, in questo modo, e poi vado a sfumare con le mani, con la blender, col pennello, così come vi trovate meglio. Io ho già realizzato e settato la base, quindi è un passaggio un po' superfluo in questo preciso momento, ma comunque dipende da come state messi voi con la base. Vado a prendere, io ho scelto due prodotti della Revolution, della linea Revolution. Vado a prendere questa lip liner nella colorazione Rebel e il trio nell'edizione limitata di rossetti liquidi della Revolution. Questo nella fattispecie è Lip Share. E andiamo a cominciare. Vado a delineare la linea, vado a fare un tratto molto sottile andando appunto a sbordare leggermente, non troppo. Quindi prima vado a seguire l'onda naturale delle mie labbra, dopodiché vado a dargli quel leggero non so che in più. Vedete già come sono più grandi? Per rendere l'effetto ancora più importante, andiamo a riempire con la medesima tutte le labbra. Mi raccomando, per questa operazione scegliete una matita morbida, altrimenti vi sfondate le labbra inutilmente. Come avete potuto vedere, sono andata anche qui, perché è importante gonfiarle anche dall'interno. Vedete come la differenza è pazzesca? Fatto ciò, andiamo a riempirle ulteriormente con il rossetto liquido. Vedete? E niente ragazzi, questo è il modo in cui io personalmente realizzo la mia borderline. In questo caso potreste enfatizzare l'effetto andando ulteriormente fuori bordo con il correttore ed andando poi a tamponarlo, ma sarebbe personalmente un effetto troppo bambola di plastica rifatta, ma rifatta male, però non rifatta bene, ecco, quindi non mi piace l'effetto. Quindi personalmente io la realizzo in questo modo, poi sicuramente qui sotto nei commenti si scateneranno le YouTuber che si sentono super gnocche, super brave, dove mi diranno: ma non si fa così, ma chi se ne frega, io la faccio così e vi faccio vedere come la faccio io. Quindi keep calm, relaxing, girl, girl. Bene, detto ciò, quanto mi piace la borderline, non potete capire quanto vorrei farmi il filler alle labbra, ma non me lo posso fare perché non ho una lira. Quindi dovrò rimandare a miglior tempo. Bene, dopo questa perla e questa premessa che me fregava niente, io vi mando un grande bacio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, visto che me l'avete richiesto voi, thumbs up, pollice in su, mi raccomando, non fate i tirchi con il pollice in su, raga. E dai, iscrivetevi al canale, perché se no vengo a casa vostra e vedo una capocciata, non è vero. E niente, io vi mando un grande bacio e come al mio solito, bisous mon cœur.